Sai che l'escaldamento di quella casa non è solo un costo per la famiglia, ma anche per il pianeta? Infatti, la maggior parte delle nostre abitazioni sono energivore e inefficienti. In Italia, per esempio, oltre il 60% delle case si trova nelle classi meno efficienti, in classe G e in classe F. Ora immagina un mondo dove ogni cosa è un baluardo di efficienza energetica, dove gli edifici non solo consumano meno, ma producono energia. Dove vivere in una casa significa contribuire attivamente alla sua salvaguardia del pianeta, alla salvaguardia appunto del pianeta senza danneggiarlo. Per realizzare questa visione, l'Unione Europea ha lanciato la direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici. Questo è un piano ambizioso che prevede la ristrutturazione del nostro patrimonio edilizio per renderlo a zero emissioni entro il 2050. Finalmente si può dire addio ai combustibili fossili e dare il benvenuto agli impianti fotovoltaici. Da questa indagine, appunto, si vede che il 48% dell'energia consumata nell'Unione Europea è riconducibile agli edifici. Il 37% delle emissioni gas serra sono legate sempre agli edifici, e l'80% dell'energia nelle case viene usata per riscaldamento, acqua calda sanitaria e climatizzazione. Perciò gli edifici sono molto energivori nel nostro continente. La direttiva Case Green, cosa cambia per le nostre case?